Chef Stellati e VIP ai fornelli della mensa sociale della chiesa di Sant'Antonio da Padova. Ieri lo chef Domenico Iavarone e il pasticciere Vincenzo Mennella hanno preparato i pasti per le persone meno abbienti che solitamente intervengono a pranzo presso la parrocchia. L'iniziativa fa parte della seconda edizione del tour di Cenando sotto un cielo diverso. Seconda edizione di Cenando sotto un cielo diverso in tour, la prima tappa presso la chiesa di Sant'Antonio di Padova qui a Torre del Greco. Alfonsina Longobardi, cosa significa Cenando sotto un cielo diverso in tour? Significa solidarietà e tendere la mano a delle persone che stanno versando in una situazione di forte disagio ancora quest'anno. Ciro Torlo, per il secondo anno consecutivo testimonial dell'evento, quali sono le sensazioni circa appunto questa seconda edizione ed in generale circa questa iniziativa? Le sensazioni, non parlo di emozioni perché non siamo qui per divertirci sicuramente, ma per aiutare comunque le prossime persone che hanno diversi disagi, quindi cerchiamo soltanto di rendere, alleviare forse questo dolore e a volte delle sofferenze delle persone che purtroppo hanno diverse tipologie di disattenzioni oppure disagi sociali. Siamo qui semplicemente per far del bene. Appunto. Non parlo di gioia perché vorremmo che molte più persone magari accorressero, molte più persone aiutassero il prossimo, e questo è il messaggio che credo Alfonsina insieme anche a Giuseppe Moscarella qui oggi cerchiamo di dare. Giuseppe Moscarella, questo è il tuo esordio nella famiglia di Cenando sotto un cielo diverso, ma non sei nuovo al mondo del sociale. Sono molto contento di essere qui oggi, di dare una mano, di tendere una mano a queste persone che ne hanno bisogno, e spero vivamente che in Italia ci siano sempre di più organizzazioni come questa qui, come l'evento che ho organizzato appunto a Fonsina, perché ci sono tante persone che ne hanno bisogno e noi non le vediamo tutti i giorni, però soltanto essendo tra loro con manifestazioni come queste possiamo tendere una mano in modo attivo e completo. È un piacere essere sempre presente con Alfonsina e con i vari colleghi, in questo caso con Michele e Giuseppe Aversa. Oggi noi ci siamo affidati al buon senso di chi si è messo a disposizione per queste persone un po' più bisognose, quindi siamo sempre pronti a fare un atto d'amore. Oggi non poteva mancare il fusillo al pomodoro e tramite Alfredo Tamburo di Ardolino Carne abbiamo preparato una coppa di maiale con delle patate affumicate. Domenico, oggi è una giornata importante per voi ristoratori perché si riaprono gli spazi all'aperto dei ristoranti. Assolutamente sì, un giorno che è di notevole importanza, diciamo che dopo il 25 aprile, che è la festa della liberazione, la prendiamo come un buon auspicio. Non vediamo l'ora di ritornare tra la gente. Oggi sempre di più bisogna stare vicino alle persone che hanno bisogno. Sta aumentando la povertà, quindi ci fa sempre piacere aiutare le altre persone. Padre Mario, che cosa ne pensa di questa iniziativa, ovvero il fatto di affiancare la cucina stellata a un contesto un po' particolare, sensibile diciamo? Penso che gli chef stellati ci stanno bene nella nostra mensa perché noi abbiamo ospiti d'eccezione, no? Sono i nostri padroni, insomma, vengono chiamati così dai santi, quindi sono i signori che noi serviamo e credo che anche loro meritino, ecco, un pranzo da uno chef stellato, insomma, quindi è una cosa molto molto bella. Ecco, la nostra mensa dà spazio un po' a tutti, diamo il pasto dal 1 gennaio al 31 dicembre, sempre, anche in tempo di pandemia, in lockdown, la nostra mensa non ha mai chiuso, in estate non chiude, quindi noi assicuriamo sempre il pasto ai nostri ospiti. Noi li trattiamo da signori e mi fa piacere che gli chef stellati siano venuti a servire i nostri signori. Quindi io vi dico grazie a nome loro.